apri gli occhi di scatto, tappandoti le orecchie. Hai ricevuto un messaggio sul cellulare e a giudicare dal buio è notte fonda. Ti fiondi subito sul comodino e leggi sul display che sono le 3 del mattino. Incavolato nero vai ad aprire il messaggio. Manda ciao al 48483 per ricevere subito. Con la vena che ti pulsa nella testa ti trattieni dal mandargli invece di ciao un sonoro vaffanculo. Ti limiti a mandargli un vai al diavolo con tanto di linguaccia. Invii il messaggio e torni a dormire tenendo il cellulare in mano. Apri nuovamente gli occhi di scatto tappandoti le orecchie. È la seconda volta in quella notte. Tuo figlio ha ricevuto un altro messaggio. Stavolta ti alzi deciso a dirgliene 4 e con la mezza tentazione di requisirgli quello stramaledetto cellulare per una settimana. Raggiungi la sua camera, ma come accendi la luce scopri che lui non c'è nel suo letto. Tutto ciò che trovi è il suo telefonino, ancora aperto, che recita: complimenti, la promozione vai al diavolo è stata attivata. È un modello innovativo e qualitativamente eccellente. I materiali sono di pregevole fattura e il vetro è praticamente indistruttibile. Mi sorride e concludiamo così un'ottima trattativa per un box doccia. A breve avrebbero pensato all'installazione. Entrate! Nell'aprire la porta indico già il corridoio dove i muratori dovrebbero sostituire il vecchio box. A dirigere i lavori hanno chiamato Harry, un giovane straordinariamente intelligente, ma privo di denaro. Oltre ad essere naturalmente l'ex della mia attuale ragazza. Lei non c'è, è spesso via per affari. Evitiamo così inutili e imbarazzanti convenevoli. Qui mi avverte che il lavoro sarebbe stato molto breve, eccezionalmente a detta sua, tanto che avrei potuto iniziare ad utilizzarla già da quella stessa sera. Procedono, mi sento in lieve disagio. L'eco lontano delle voci accompagna il chiudersi della porta. Mi spoglio mentre Mozart assegna il tempo. Il bagno è pronto ed io vi penetro curioso. La doccia è perfetta. All'intervallo tra un brano e l'altro finalmente entro e apro acqua. Un getto bollente mi investe. Dopo settimane torno finalmente a bagnarmi. Nello stesso istante mi ricordo di aver lasciato lo shampoo sul lavandino e tasto la parete in cerca di una protuberanza, ma nulla, non riesco ad aprire il vetro. Con orrore constato che non c'è nessuna maniglia. È un errore? Mi domando. Tento di scostare il vetro, ma non si muove, è bloccato. Il vapore intanto sale verso l'alto e mi assale in pieno viso, troppo. Nell'abbassare lo sguardo non riesco a trattenermi dall'urlare. Un tappo d'acciaio blocca la conduttura, impedendo all'acqua d'uscire. Sale. Comincio a chiedere aiuto, naufrago e vittima del mio stesso bagno. Non risponde nessuno. È inutile. Il vetro è praticamente indistruttibile, signore, aveva detto quel maledetto Harry. Una mano tenta invano di chiudere l'acqua. Tutto resta immobile. Perfettamente bloccato. Provo con più forza. Il regolatore si sposta leggermente a destra, in direzione dell'acqua calda. Il getto rovente aumenta. Tento di riportarlo allo stato originario, ma è impossibile. Si muove unicamente in quella direzione, quella dell'acqua bollente. Non riesco a respirare. L'affa è insopportabile. Ho smesso di gridare aiuto. Lei non tornerà prima delle 21. Mi lascio cadere a terra, lontano dal getto. L'acqua bollente ha superato i miei piedi. Dolorosa prigione d'acciaio. Noto solo ora la fenditura sulla parete al lato. Da lì perdeva acqua il precedente box. La idealizzo immediatamente come via d'uscita da quel diabolico gioco di Henry. Mi alzo. Il getto è divenuto insopportabile e afferrare la lima per le unghie è quasi impossibile.
Urlando di dolore getto la mano oltre. L'acqua è quasi arrivata al ginocchio. Tento di ampliare il buco con la lama e non trovo ostacoli. L'acqua comincia a infilarsi nella fessura, poi sparisce. Giunto ad una buona profondità inizio a sorridere. Poi lo sento. Un tappo di silicone, proprio alla fine, irremovibile. È finita. L'acqua è arrivata al bacino. Urlo, non più per la paura, né per la desolazione. Il dolore è terribile, mi assale, mentre la pelle ustionata urla per il dolore. Lei forse arriverà in tempo.